Siamo oggi in Campidoglio per continuare la discussione sulla delibera 88, ovvero la dismissione di quota parte del patrimonio immobiliare del Comune di Roma, che ricordo essere patrimonio immobiliare comprato con i soldi dei cittadini romani e quota parte anche italiani attraverso i vari Salva Roma. La buona notizia di oggi è che con un maxi emendamento la maggioranza ha recepito alcune osservazioni del Movimento 5 Stelle, quindi ha dimostrato sicuramente più collaborazione di quella che abbiamo visto la settimana scorsa alla Camera sul tema delle riforme costituzionali, e questo nell'ambito della dialettica politica e degli interessi dei cittadini è una buona notizia. La brutta notizia è che stanno continuando a presentare un progetto di dismissione fondato su criteri assolutamente aleatori. Notizia di stamattina è l'introduzione di nuovi immobili identificati non si sa bene con quali criteri all'interno della delibera, quindi giorno per giorno stanno immettendo nuovi immobili. L'ultimo di questa notte era Piazza Navona 68, abbiamo deciso che dopo andremo a citofonare a tutti gli abitanti del civico 68 di Piazza Navona a Roma per capire chi ci abita e per quale motivo solo stanotte è stato aggiunto questo progetto di dismissione. Lecito pensare che magari ci abiti qualche amico di qualcuno a cui è facile concedere il beneficio di una vendita agevolata, ma questi siamo sempre noi soliti maledetti grillini malpensanti che facciamo questo, che pensiamo questo. In ogni caso il discorso è: cittadini del Movimento 5 Stelle, attenti alla cura degli interessi degli altri cittadini. Noi siamo qui, siamo in municipio, sono venuta a dare manforte ai miei colleghi comunali, ci sarò anche domani, ci saranno loro soprattutto, domani interverranno, quindi accorrete numerosi perché il patrimonio di Roma è patrimonio di tutti, quindi difendiamolo.